Eccoci, dovremmo essere già online. Intanto ringrazio Stefano, Walter, Monica di aver accettato l'invito che come Transform vi abbiamo inviato per ragionare un po' insieme su quella che è la situazione della casa, una situazione che diciamo, ha un pregresso pesante che ancora non trova via d'uscita, non soltanto da noi, che eppure diciamo, viviamo una condizione particolare, ma è un tema che viene affrontato a livello europeo, se non globale. E con me della redazione c'è Alessandro, a cui do subito la parola per introdurre un po' la discussione di oggi e per presentare un po' anche il lavoro che come Transform abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare su questo tema. E perché pensiamo appunto che purtroppo la cosa si protrarrà e avrà anche risvolti pesanti, soprattutto dopo lo sblocco, diciamo, degli sfratti che era stato appunto messo in opera per fermare, diciamo, quello che succedeva durante la pandemia. Una pandemia che ha ancora di più impoverito le classi popolari, che lo vediamo oggi anche non soltanto per le questioni di lavoro, ma pensiamo soltanto alle bollette e a tutto quello che c'è da pagare, all'aumento degli affitti, alla gentrificazione delle nostre città. E quindi è una situazione davvero pesante. Come rispondere a questa crisi e come immaginare delle soluzioni è un po' un tema, diciamo, all'ordine del giorno, anche se è un ordine del giorno che dura ormai da diversi anni. Ricordo le battaglie che Walter, Monica e tutti noi abbiamo fatto negli anni passati, dalla finalizzazione alla cartolarizzazione dell'allora ministro Tremonti in avanti. Quindi sulla casa molte delle politiche si basano e quindi pensiamo che sia un tema, ahi noi, ancora all'ordine del giorno e speriamo di poter avanzare anche con questi piccoli incontri su una proposta, una creazione di una forza capace, insomma, di se non altro di immaginare una soluzione. Questo è un po' il tema che vorremmo affrontare oggi. Però, come ho detto, do subito la parola ad Alessandro che illustra meglio, diciamo, la situazione generale. Alessandro. Salve a tutti. Dunque, noi come Transform abbiamo cercato di seguire un po' questo tema, cioè di aprire insomma, no, alcuni osservatori. Abbiamo pubblicato negli ultimi mesi un po' di articoli, in particolare sulla situazione italiana, poi sulla situazione europea, in particolare sulla situazione tedesca. Abbiamo seguito la questione del referendum di Berlino, che è stata un'iniziativa interessante nel panorama europeo e globale, che rappresenta anche, come dire, un passaggio, diciamo, un risultato di una mobilitazione che nel caso di Berlino è stata piuttosto vivace per almeno un decennio. Poi abbiamo seguito anche la situazione americana, perché anche negli Stati Uniti ci sono circa stime varie, diciamo intorno a 1,5 milioni di persone che vivono per strada. Poi negli Stati Uniti ci sono fenomeni strani come le persone che vivono nelle case mobili, no? E quindi diciamo, ecco, è un fenomeno che anche negli Stati Uniti ha una sua rilevanza, anche perché diciamo negli ultimi anni c'è stato un passaggio, un incremento della dimensione dell'affitto rispetto all'acquisto delle case. Poi c'è stata la crisi del 2008, che era poi una crisi sostanzialmente scaturita dalla questione dei mutui,
dall'indebitamento di famiglie, e non solo di famiglie, per l'acquisto delle case. Ecco, ora vorremmo appunto continuare a seguire questo tema perché pensiamo che tra tutti i problemi che un paese come l'Italia ha, da un punto di vista sociale, economico, oltre che politico, il tema del diritto alla casa, del diritto all'abitare, sia un tema che appunto è sicuramente assai rilevante e che con questo quadro, appunto, poi Roberto citava il fatto che dal 1° gennaio è finita la sospensiva rispetto agli sfratti, e quindi, nonostante che siamo ancora in una pandemia, perché non è che abbiamo risolto il problema, però che era stata motivata appunto con il fatto che vivevamo una situazione di emergenza legata alla pandemia. Ecco, sono ripresi con l'ENA, ecco, forse non si sono mai in realtà interrotti, anche se, però diciamo c'è stato certamente un calo. Adesso invece sono ripresi, a Roma per esempio credo che siano intorno alle 40-50 famiglie a settimana che vengono sfrattate, ecco. E in una condizione in cui nelle aree metropolitane c'è un fortissimo disagio abitativo, con situazioni appunto di una città come Roma, 8.000 ufficialmente persone che vivono per strada, a diciamo 10.000 persone ufficialmente che vivono in occupazioni considerate illegali e abusive, in sentenza recente del TAR. Prevede l'evacuazione di queste persone, quindi la messa in strada. Ce ne sono almeno 12.000 in attesa di una casa popolare e circa 50.000 famiglie hanno fatto richiesta nel 2020 del contributo affitti. Questo per dire Roma, ma probabilmente se andiamo a Milano la situazione è molto differente, se andiamo a Napoli. Uguale, insomma, tutte le aree grandi metropolitane sono in sofferenza da questo punto di vista. Ecco, allora io vorrei che facessimo un primo giro, magari partendo da ciascuno di voi rispetto alla valutazione che dà rispetto al quadro della situazione, dal vostro osservatorio, dalla vostra attività che le vostre organizzazioni svolgono. E poi magari non so, come secondo giro lo farei su quelle che sono, sempre da un punto di vista del vostro osservatorio, le risposte che le istituzioni stanno dando o non stanno dando al problema del disagio abitativo, in particolare poi degli sfratti, e poi chiuderei, diciamo, ecco, giusto per darvi un'idea di come vorrei strutturare la cosa. Un ragionamento sui prossimi mesi in termini di mobilitazioni, in termini di prospettive, in termini della possibilità di costruire una strategia che metta insieme, diciamo, tutti coloro che sono attivi da un punto di vista politico, culturale, sociale, e qui ci metto anche, io faccio parte di un'organizzazione di volontariato, anche chi lavora. Poi, in prima battuta, cercando di dare delle risposte che spesso sono piuttosto difficili da dare, no? Perché gli strumenti sono limitati, ecco. E quindi ragionare sulla possibilità di costruire, diciamo, non dico un movimento, ecco, però almeno, diciamo, una mobilitazione, un'attenzione, rispetto al tema del disagio abitativo che faccia pressione. Visto che appunto ci sono delle risorse, ecco, ci sono delle risorse, almeno così ci viene raccontato, pubbliche, che potrebbero essere messe anche su questo tema, e anzi dovrebbero essere messe per quello che il PNRR dice, no, rispetto al tema del disagio abitativo. Ecco, allora io non so, magari cominciamo da Stefano, più che altro perché coglierei anche l'occasione
di segnalare che appunto anche noi come Transform abbiamo cercato di dare diffusione all'iniziativa che Sciopero degli Affitti ha fatto, che è quella di aver costruito, insomma, realizzato un manuale di autodifesa degli sfratti. E quindi magari ecco, all'interno di questo ragionamento più generale, cioè del quadro della situazione, pregherei Stefano di raccontarci un po' che cosa contiene questo manuale, che è scaricabile anche sul nostro sito da chiunque lo voglia fare. Prego. Grazie mille Alessandro. Allora, sì, molto più brevemente possibile, io volevo appunto presentare questo lavoro che abbiamo fatto all'interno della rete Sciopero degli Affitti, che però è una rete molto diffusa, vaga, nessuno di noi ci tiene a rivendicare una proprietà di niente, anzi, in realtà l'obiettivo è che il manuale circoli il più possibile, che arrivi a quante più, soprattutto persone in difficoltà possibile, perché di fatto, cioè, in parte è una produzione originale, nel senso abbiamo aggiunto delle parti che non erano mai state scritte, per esempio queste linee guida su come scrivere la petizione all'ONU, di cui poi vorrei parlare un pochino, ma gran parte del resto del manuale, cioè come avviene una procedura di rilascio dell'immobile, come si organizza un picchetto antisfratto, quali sono gli strumenti per opporsi durante la fase esecutiva, come comportarsi nei confronti delle istituzioni, dei vicini nel momento in cui una famiglia si trova sotto sfratto, sono tutte cose che comunque erano già state scritte in altre forme, in altri modi, un'infinità di manuali antisfratto che sono stati prodotti in Italia, diciamo, in tantissime città d'Italia negli anni scorsi. Ovviamente la lotta contro gli sfratti è una lotta che ha un buon mezzo secolo di via, diciamo, ha decenni e decenni di storia, e nessuno pretende di arrivare dal nulla e dare regole a nessuno, no? Quindi noi abbiamo imparato tanto dalle esperienze precedenti, abbiamo aggiunto dei tasselli che sono molto specifici di quello che è successo con lo scoppio della pandemia, no? Per cui questa l'idea dello sciopero degli affitti, che sostanzialmente il primo capitolo è uno dei primi capitoli è lo sciopero dell'affitto, no? Sostanzialmente l'idea dello sciopero dell'affitto è le migliaia di persone, di famiglie che non possono pagare l'affitto anche ai privati in questo momento di enormi difficoltà economiche, se vengono visti come persone individuali in difficoltà. Ovviamente hanno molta meno forza contrattuale, cioè hanno molta meno forza anche verso l'opinione pubblica, che non se noi li leggiamo come scioperanti, nel senso collettivamente smettere di pagare l'affitto forse è l'unico strumento che ci rimane per fare in modo che il mercato degli affitti si fermi o cali, insomma, si adatti alla realtà della popolazione. Il prezzo di un affitto, come il prezzo di acquisto di una casa, non dipende da nient'altro che da quanto le persone sono in grado di pagare. Quindi finché questa negoziazione non viene posta da parte degli inquilini, naturalmente la tendenza della proprietà e soprattutto della grande proprietà è sempre quella di alzare e mantenere alto, no? Non è un caso che durante la pandemia i portali immobiliari Idealista, eccetera, eccetera, hanno continuato a tenere i prezzi alti virtualmente per poi abbassarli nelle negoziazioni individuali, perché quando non si riesce a vendere, non si riesce a affrettare, naturalmente abbassi. Però verso, diciamo, l'immagine pubblica è stata che il mercato immobiliare non doveva calare, no? E qui c'è tutta una negoziazione in cui lo sciopero degli affitti, come lo sciopero in fabbrica, è uno strumento di pressione per cui noi abbiamo immaginato uno scenario in cui si ricompone un fronte collettivo che ristabilisce il diritto degli abitanti ad abitare e non solo il diritto dei proprietari a fare profitti sulle case, anzi diciamo che stabilisce il diritto degli abitanti come superiore al diritto dei proprietari a fare profitti, e
che ha come strumento lo sciopero, così come il diritto a, che ne so, la giornata di 8 ore o alla malattia, o insomma, tutti i diritti sul lavoro sono sempre stati conquistati attraverso lo sciopero, non solo delle persone che, o per esempio in caso di licenziamenti in una fabbrica, no? Non sono solo le persone licenziate che non vanno a lavorare, ma sono anche le persone non licenziate che non vanno a lavorare per protestare contro il fatto che una parte dei loro, insomma, compagni, colleghi sono stati licenziati. Nello sciopero degli affitti avviene la stessa cosa. Non è solo chi non può pagare a non pagare, ma potrebbero essere anche le persone che possono pagare che, in solidarietà con chi rischia lo sfratto, smettono di pagare o si autoriducono l'affitto. Le autoriduzioni sono uno strumento di lotta storico di cui l'Italia è stata, non so se dire capofila, perché comunque uno dei primi scioperi degli affitti è stato nel 31 a Barcellona, ce n'è stato uno importantissimo in Argentina, qui a Roma ci sono state le autoriduzioni dell'affitto e delle bollette alla Magliana. Insomma, noi abbiamo ipotizzato durante i mesi della pandemia che uno degli strumenti con cui si può ristabilire il diritto all'abitare, in questo momento in cui, tra l'altro, oltre agli affitti sono insostenibili anche le bollette e diventeranno sempre più insostenibili, potrebbe essere di nuovo quello dell'autoriduzione, quindi dello sciopero. Quindi da quest'idea che noi abbiamo elaborato con un'infinità di persone sia in Italia che in altre parti d'Europa, di fatto sono nati, più che sono nate delle cose, si sono ricomposte alcune alleanze, alcuni rapporti che sono stati, almeno qui localmente dove sono io sono a Roma, sono stati piuttosto utili, belli, interessanti. Nel momento in cui è finita il blocco degli sfratti, e sostanzialmente abbiamo iniziato a fare picchetti antisfratto. Li abbiamo fatti con chi già li stava facendo e li ha continuati a fare, cioè con chi li fa da anni. Noi in particolare qui ci siamo organizzati tra tutti, diciamo, questo gruppo che si è formato durante i mesi del lockdown, quando è finito il blocco degli sfratti abbiamo iniziato a fare questi picchetti soprattutto con i blocchi precari metropolitani, con Asia USB, che sono sindacati, organizzazioni che hanno sempre difeso dagli sfratti le persone più vulnerabili, però in qualche modo si è creata una convergenza per cui la stessa battaglia che si stava portando avanti soprattutto nei quartieri di case popolari, con le occupazioni abitative, eccetera, eccetera, piano piano si è iniziata a estendere anche agli affitti privati. Ora, negli affitti privati noi ci troviamo di fronte a tutti, tutto il mondo ci si trova davanti a questa grande difficoltà. Io sono stato per 10 anni, ho fatto parte del Movimento per la Casa in Catalogna, e chiaramente questo è il grande dilemma, nel senso, non è la stessa cosa opporsi a uno sfratto di una ordinato da una grande banca che opporsi a uno sfratto ordinato da, diciamo, un piccolo privato. E questa chiaramente è una delle cose che abbiamo sempre discusso sin dal primo momento, nel senso, quando noi abbiamo dovuto difendere un inquilino di San Lorenzo, qui in quartiere di Roma, che rischiava lo sfratto, naturalmente abbiamo dovuto riflettere anche sull'interesse o la necessità del proprietario o della proprietaria di rientrare in possesso della casa. Però ci tengo molto a dire che a dispetto di come viene trattata la questione degli sfratti nella stampa mainstream, la stragrande maggioranza di persone che ci hanno contattato per difficoltà con i loro padroni di casa erano persone che vivevano o in case di, non dico neanche grandi, enormi proprietari, come Enasarco a Roma, ad esempio, che è un fondo pensione finanziarizzato che sta svendendo decine di migliaia di case ai fondi immobiliari, a BNL, BNP Paribas, senso, enormi operatori immobiliari che tengono le case vuote pur di non affittarle o lasciarle a poco prezzo a persone in difficoltà, nonostante siano state finanziate e autorizzate per aiutare il mercato, per ridurre la pressione immobiliare, oppure investitori di real estate tipo Ferrovie dello Stato Real Estate, che è il paradosso di un'impresa pubblica finanziarizzata e che si dedica alla speculazione, ma anche cosiddetti piccoli proprietari che in realtà sono degli imbroglioni,
Questa per esempio è una parte che non viene mai raccontata, no? Io ho sentito tantissime volte dibattiti, qui in questo sono anche molto in disaccordo con l'Unione Inquilini, cui molto spesso cade, io credo, nella narrazione degli inquilini furbetti, che è la tipica narrazione, no? Di Confedilizia, di Spazianitesta, tutto questo, no? Nel sempre risaltare gli inquilini furbetti. E la mia domanda, scusami Walter se critico, però preferisco mettere le cose sul tappeto, e la mia risposta è sempre: ma i proprietari furbetti quando escono sulla stampa mainstream, nel senso noi abbiamo un'infinità di sfratti ordinati da assegnatari di case popolari, in particolare in piani di zona, che sono questa struttura ibrida, no? Di concessioni a costruttori, cooperative edilizie che dovevano costruire a prezzi molto bassi e lasciare le case a persone, insomma, che non hanno accesso al mercato immobiliare e che invece, controllati da comune e regione, e che invece si sono appropriati di queste case di cui in realtà loro sarebbero assegnatari, l'hanno subaffittate, vendute, insomma, ci hanno messo dentro persone migranti, vulnerabili, senza fare i contratti, negandogli la possibilità di avere la residenza, degli impicci veramente disgustosi in cui Comune e Regione hanno sempre dato ragione agli speculatori, ai concessionari, non sono mai intervenuti per revocare la concessione, hanno negato le informazioni, hanno screditato gli inquilini che provavano ad avere giustizia e alla fine si sono rivolti a noi. Che abbiamo fatto? Abbiamo detto: beh, qui, cioè, questi sono diritti umani, però. E qui viene il secondo passaggio, che è quello dell'ONU, no? Allora, la cosa che credo che è importante dire è che quando, dopo una serie di picchetti che abbiamo fatto a Roma, appunto, quasi sempre con BPM e con Asia USB, sono state le forze che hanno sostenuto la creazione di questa nuova rete, no? E a un certo punto ci è arrivata l'informazione da... Sta andando bene come tempi, Alessandro? Sì, altri due Se c'è... minuti, così poi passiamo a Walter, Perfetto. magari, e poi Sì, dopo a Monica. come no? Prego. C'è arrivata l'informazione dalla Catalogna, dove ho detto io conosco molta gente perché ho fatto parte di alcuni movimenti lì. C'è arrivata l'informazione, in realtà prima dal Portogallo e poi insomma dalla Catalogna. Siamo, perché nel frattempo abbiamo creato delle reti anche un po' internazionali di scambio di informazioni, eccetera, eccetera, insomma, strutture e movimenti che si trovano di fronte alla stessa contraddizione, tipo Abita a Lisbona, no? Che sostanzialmente esiste la possibilità di fare ricorso di fare una comunicazione a un ente, a una commissione all'interno delle Nazioni Unite, che è la Commissione per i diritti economici, sociali e culturali. Questa commissione diciamo, vigila su alcuni trattati che l'Italia ha sottoscritto, un trattato in particolare, in cui si dichiara il diritto di tutti ad avere una casa, sostanzialmente, mentre il diritto alla casa non c'è nella nostra Costituzione, però nella nostra Costituzione c'è il rispetto di alcuni trattati firmati dall'Italia e in uno di questi trattati c'è scritto che tutti hanno diritto a una casa. Siccome il trattato stabilisce una commissione che vigila sul fatto che le istituzioni locali di ogni paese membro dell'ONU devono rispettare questo trattato, se chiunque, qualunque privato cittadino, non deve essere un avvocato, non deve avere soldi per fare un ricorso in tribunale, cioè, qualunque privato cittadino che fa una petizione alla commissione dicendo: in questo caso specifico, noi crediamo che il trattato non è rispettato, che le istituzioni non stanno vigilando per il rispetto di questo trattato. La Commissione può intervenire e dichiarare la sospensione di un'azione giuridica come uno sfratto. Per cui noi siamo arrivati a questo punto alla decima o dodicesima volta in cui scriviamo una di queste petizioni all'ONU e l'ONU interviene, la Commissione interviene chiedendo al Tribunale di sospendere lo sfratto. Il Tribunale recepisce questo ordine di sospensione preventiva. No? Temporary measures, misure temporanee di sospensione, recepisce,
ordina ai come si chiamano, gli ufficiali giudiziari di non sfrattare quella persona finché non lo valuterà un giudice. Adesso siamo arrivati al momento in cui i giudici stanno iniziando a valutare, e la prima causa che noi abbiamo iniziato con uno sfratto di maggio del 2021 di una persona che era proprio, diciamo, stata imbrogliata da uno di questi assegnatari di un piano di zona qui a Torpignattara, dopo aver fermato fisicamente lo sfratto, infilandoci noi tra la polizia e la casa, impedendo fisicamente alla polizia di entrare in casa. Non è piacevole farlo, però è stato necessario, perché se quella persona fosse stata sgomberata, noi non avremmo avuto la possibilità di fare ricorso all'ONU, e l'ONU non avrebbe avuto la possibilità di far rispettare i suoi trattati internazionali che ha fatto firmare. Di fatto abbiamo fatto un favore allo Stato italiano aiutandolo a far rispettare i trattati che ha firmato. Quindi, a questo punto che cosa è successo? Il tribunale ha rinviato lo sfratto, ha stabilito una data per un'udienza. L'udienza c'è stata a fine novembre. E la giudice si è presa un po' di tempo per rifletterci, poi ha detto per deliberare, e poi ha detto: finché la Commissione ONU non valuta se questo sfratto si può o non si può fare, noi non lo possiamo fare perché l'autorità dell'ONU è superiore alla nostra. Quindi, in qualche modo, c'è stato uno scontro tra due diritti, che è un diritto locale, diciamo, tutelato dalle autorità locali, e un diritto superiore, che è vincolato dalla Costituzione italiana, che è quello alla casa, no? E sostanzialmente questa cosa è stata molto importante per noi, non tanto perché abbiamo una grande fiducia nelle istituzioni internazionali. Io mi permetto di dire che ho pochissima fiducia nell'ONU, mi basta guardare cosa succede in Palestina per bruciare completamente la mia fiducia nell'ONU. Però crediamo che in questo caso aver inserito un nuovo livello giuridico, non so se è il termine esatto, nella decisione di mandare per strada delle persone, sia stato utile anche strategicamente. Nel senso, crediamo che sia molto importante che le istituzioni italiane finalmente si rendano conto che il diritto alla casa è un diritto superiore al diritto di fare profitti sulla casa, e forse quello di rinviare le istituzioni locali agli accordi internazionali che sono stati firmati è strategicamente il modo migliore per arrivare a una situazione in cui non siamo costretti a fare petizioni all'ONU per evitare che le famiglie finiscano per strada. Insomma, questo è un po' il quadro generale. E la ragione per cui abbiamo scritto questo manuale è perché noi non possiamo fare fisicamente. Io la prima petizione che ho fatto ci ho messo 2 settimane. Le successive ho imparato a farlo un po' più velocemente. Io in particolare poi conosco l'inglese, quindi per me sta un pochino più facile, però non è possibile delegare tutto a delle associazioni. È importante che le informazioni su come si fa questa petizione circolino, e che le persone siano in grado di farle, di farsi aiutare o non farsi aiutare, farle da sole. Insomma, è importante che questo strumento, che è uno strumento di tutti, venga riconosciuto come uno strumento accessibile da tutti e tutti, no? E io l'unica cosa che chiedo a chi usa questo manuale, e quindi a chi fa queste petizioni, è di rimanere in comunicazione, perché è importante che tutte le persone che adesso fanno delle petizioni apprendano dall'esperienza che abbiamo avuto noi in queste 10-12 che abbiamo fatto. Ma è importante anche che noi impariamo dall'esperienza degli altri, perché ogni storia è diversa, ogni petizione è diversa, ogni caso è diverso, e soltanto mettendo in comunicazione, mettendo insieme le informazioni che abbiamo dai singoli casi, riusciremo a capire qual è il modo migliore, non solo per far accettare queste petizioni e far intervenire l'ONU, ma anche per passare al livello successivo, cioè fare in modo che siano le istituzioni italiane a difendere il diritto alla casa degli abitanti di questo paese, e che non siamo costretti a ricorrere a queste istituzioni internazionali. Le cose generali l'ho dette, se credo che Alessandro dopo voleva che parlassi un pochino anche più della situazione europea, e quindi se credi che poi ci sarà un altro momento per parlare Sì, di altre cose, dopo me ne sto ci zitto. torniamo. Ecco, Va io bene, va bene. adesso chiederei appunto a Walter De Cesaris di
lui è dell'Unione Inquilini, un'organizzazione storica che si è battuta da decenni, si batte, diciamo, per i diritti, diritto all'abitare, di delinearci un po', ecco, dal suo osservatorio, quindi di un'organizzazione anche che ha migliaia di persone associate in tanti luoghi d'Italia, ecco, di darci un po' un quadro dal punto di vista, appunto, dell'Unione Inquilini rispetto a qual è la situazione, appunto, del disagio abitativo in questo momento in Italia. Prego. Sì, grazie. Senti, io innanzitutto mi devo scorsare con voi, ma a Roberto gliel'avevo già detto, io devo portare mio figlio a una visita medica, è importante, e alle 6:10 io devo andare via perché devo andare a prendere il figlio e portarla, alle 6:30 c'è la visita e io, perfetto, quindi a quell'ora me ne devo andare proprio. Va bene. Teniamo conto, ti facciamo parlare. Ecco, io, no, ma non c'è bisogno, cioè, non chiedo nessuno, no, era solo per insomma, per correttezza, ecco, per dirlo e dire che invece io penso che sia molto importante l'interlocuzione che apriamo oggi, perché penso che la dimensione europea ci aiuta moltissimo. Io trovo, almeno nella mia esperienza, per quanto questa sia mediocre, insomma, però io nella mia esperienza noto che il dibattito politico sul tema della politica abitativa in Italia sia tra i più provinciali che esistono. A me mi è capitata una cosa che mi ha lasciato inorridito, cioè, allora, ai tempi del secondo governo Conte, non so come mai, siamo riusciti ad avere un'interlocuzione con il ministero, quello delle politiche europee, perché volevamo avere un'interlocuzione per capire quello che stavano elaborando rispetto al PNRR sulle politiche abitative. Poi, tra l'altro, il governo Draghi ha stravolto ulteriormente, ha fatto un'operazione assolutamente, diciamo, negativa da quel punto di vista. Lì qualche spiraglio pure ci sembrava che ci fosse. E allora ho trovato che c'era lì, noi parlavamo con uno che comunque era il diretto collaboratore del ministro e persona molto informata, diciamo, sul PNRR, su tutto quello. E cioè, da circa 20 giorni, era circa il novembre dell'anno scorso, da circa una ventina di giorni, insomma, era stata approvata a Parlamento europeo un'importante risoluzione sul, diciamo, mi sembra che la principale, il promotore sia una deputata del gruppo dei Verdi, ha determinato un'importante risoluzione sui temi delle politiche abitative e noi quindi nell'interlocuzione diciamo, ma c'era questo fatto, no? E ho trovato quello che ci guardava e ci diceva, ma io non so niente, anzi, ma mandate per favore, diciamo, e quindi per dire, no, ed era un interlocutore interessato, ed era un interlocutore, diciamo, che ne so, che era un interlocutore, ed era un interlocutore interessato. Quindi io penso che la conquista del, cioè, se noi riuscissimo a conquistare una dimensione, diciamo, europea e porre il dibattito europeo dentro al dibattito, diciamo così, pubblico sul tema delle politiche abitative, sarebbe un piccolo salto di qualità. Quello che volevo dire è questo. Allora, la situazione è quella che voi descrivavate, io nella nostra, quindi non è che ci stanno tanti giri di parole, insomma, no? 150.000 sfratti immediatamente eseguibili e che stanno cominciando, diciamo, e cominciamo concretamente a ballare nei territori, perché comunque i comuni non hanno alcuna possibilità, diciamo, tra virgolette, neanche alcuna volontà di affrontare la questione e dal punto di vista, diciamo, del determinare condizioni di governo della, anche minimamente, diciamo, del governo della, diciamo, della questione sfratti, nel senso del passaggio da casa a casa. E questo non si verifica. Pensate, quello che dicevi tu, Alessandro, nella tua introduzione, un elemento più: a Roma nel 2021 risulta che siano state assegnate in tutto 46 case popolari
su una graduatoria che siamo intorno a 13.000-14.000 persone, no? Oh, e di questi, come diceva appunto Stefano, il 90% degli sfratti ormai è per morosità, il 90% degli sfratti è per morosità, 40 anni fa era il 30% degli sfratti per morosità, quando diciamo il canone era comunque collegato con un elemento oggettivo. Oggi col libero mercato è il 90% degli sfratti per morosità. 650.000 famiglie sono, diciamo, utilmente collocate, anzi potremmo dire inutilmente collocate nelle graduatorie, cioè le graduatorie delle case popolari, scusatemi, gli riconosce un diritto che non, però non viene, però diciamo senza non, alcuna, senza avere, è, senza esigibile, avere alcuna risposta. È esigibile, diciamo, come diritto, in effetti. Sì, no? Sarebbe un diritto, diciamo, sono collegate, cioè i comuni certificano che avrebbero diritto sulla base delle leggi regionali esistenti, no? Però che rimangono, diciamo, senza alcuna risposta. E i dati che ha pubblicato recentemente l'Istat sulla povertà in Italia, diciamo all'indomani, anche diciamo dentro alla acuirsi della pandemia, ci dice che le famiglie in affitto residenti sono circa il 18% delle, cioè le famiglie in affitto sono circa il 18% delle famiglie, diciamo, no? Ma rappresentano il 43% del totale delle famiglie in povertà assoluta. Una famiglia su quattro che ha un minore che è in affitto è in povertà assoluta, rispetto a una media, diciamo, di circa il 14, una su 14 nella media generale. Qual è il punto che secondo me noi dobbiamo avere ben chiaro in mente? Che questo non disegna una situazione, diciamo, questa non è un'emergenza, questo è il risultato, cioè, di una politica, diciamo, la politica, il risultato di una politica, diciamo, sulle politiche abitative, ecco, e in generale sul governo del territorio e delle città, ha portato a questo risultato. In questo c'è la narrazione tossica di cui parlava Stefano, io concordo, diciamo, onestamente pure a me un paio di volte mi hanno fregato, io lo riconosco che mi hanno fregato, perché infatti adesso abbiamo parlato tra di noi, abbiamo deciso, noi non partecipiamo più a trasmissioni in cui, che ne so, ci chiedono, ah, voi che ci avete, portate una famiglia, portate così, e poi altri ne discutono nello studio. Cioè soltanto se noi siamo ammessi in una discussione, perché c'è una narrazione tossica, che è la narrazione tossica che secondo me è duplice, una generale, no? Perché è la cosiddetta teoria falsa e bugiarda, diciamo, della cosiddetta zona grigia, no? Per cui oggi, no? È una narrazione che, insomma, diciamo anche nel mondo, diciamo, tra virgolette, del movimento sindacale più in generale, non noi a dire la verità, però a me mi sembra, però noi no, però posso anche sbagliare, qualche volta possiamo anche aver detto qualcosa di sbagliato, però non lo pensiamo assolutamente, cioè il fatto, no, che oggi ci sia, che tu devi, che la politica, diciamo, della casa dovrebbe pensare a quelli che non sono così ricchi da poter stare nel mercato privato, ma non sono così poveri per poter avere una casa popolare, e che quindi devi intervenire. Perché è bugiarda? Perché è bugiarda? Perché sostanzialmente questa fascia grigia, diciamo, non c'è più. O comunque tende, diciamo, sostanzialmente a non esserci. In secondo luogo è falsa, perché comunque sostanzialmente è fatta per un altro scopo. Non per dire bisogna fare anche quello. Si declina la politica sociale della casa in quella direzione perché si vuole fare un'altra cosa rispetto a quello che è il problema fondamentale, che è quello dell'aumento dell'offerta di alloggi a canone sociale, di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, che è quello il punto di fondo, perché se tu non affronti quel problema non dai alcuna risposta alla sofferenza abitativa che c'è sta. Quelle 650.000 persone che sono la punta dell'ai 150.000 sfrattati, che sono la punta dell'iceberg di una sofferenza abitativa strutturale che è data dalle quelle 650.000, da quelle 860.000, cioè del fatto che c'è sta un punto che è quello. E poi è bugiarda, ipocrita e bugiarda, perché come, insomma, io, questo è un'analisi che non abbiamo fatto così, perché io su questo pure sono
d'accordo con Stefano, tu con la destra hai detto che bisogna pensare al social housing, perché poi lo chiamano con questo termine, il social housing, con la sinistra hai distrutto il social housing esistente, con le cartolarizzazioni, con le opere, diciamo, di privatizzazione finanziazione speculativa di tutto il patrimonio pubblico non statale, quindi gli enti, le ferrovie, tutto quello che c'è sta, che tutti alloggi costruiti con i contributi pubblici. E quindi se è stato costruito con i contributi pubblici, tu, anche se hai cambiato natura giuridica, non puoi pensare che quello te lo erediti e lo trasformi in un'altra cosa. Perché questo non sta, secondo noi, non è, diciamo, quindi tu qua a destra parli del social housing e qua a sinistra distruggi quello che c'è. Il social housing che fai ha un altro target. Addirittura tu vedi, perché chi lo attua i privati. Noi una volta ci hanno chiamato quelli di Cassa Depositi e Prestiti perché si erano incazzati, perché il nostro grande, cioè il compagno nostro che diciamo più elabora, che è Massimo Pasquini, ha fatto tutto uno studio per cui aveva dimostrato che c'era ancora 1 miliardo di euro fermo presso la Cassa Depositi e Prestiti che riguardava le case popolari, e praticamente ci stavano alle mirabolanti sorti del social housing all'italiana che fanno loro. È un meccanismo che pubblico-privato, in cui il pubblico ci mette diciamo i finanziamenti e i privati sono gli attuatori che attuano, quindi come gli pare a loro. Neanche devono mettere le persone che stanno in graduatoria che gli dà il comune. Dentro a fasce di reddito che vanno attraverso questo meccanismo da quelli da 30.000 ma fino a 80.000 euro l'anno, è quello che vuoi che ci mette in quel, chi è che poi saranno i reali assegnatari, per quale tipologia di affitti? Affitti che sono sostanzialmente quelli del mercato, e quindi diciamo un'operazione che con il finanziamento pubblico si finanzia, diciamo, invece iniziative di tipo privato. Quindi non è un'emergenza, è frutto di una politica, e il PNRR e tutto quello che ci sta intorno non c'ha niente che riguarda fondamentalmente il tema di fondo, che è quello di come si incrementa il patrimonio pubblico e l'offerta pubblica di alloggi, di edilizia, assistenza pubblica e canone sociale. Perché se tu non c'hai le case, se tu non metti un... se tu non poni questo e non aumenti l'offerta, questo non ha alcuna... Tu poi noi facciamo i picchetti, possiamo fare tante cose, ma poi diciamo alla fine rimani sempre lì. Allora, quello noi che stiamo a fare questo periodo? Nelle città dove siamo presenti, i compagni nostri fanno i picchetti antisfratto, li stiamo facendo in tutta Italia dove ci stiamo, apriamo vertenze perché nelle prefetture si aprino dei tavoli che permettano la graduazione, cioè quindi lo spostamento dello sfratto, se non è possibile il passaggio da casa a casa. Stiamo imparando piano piano, coordinandoci. Adesso abbiamo imparato pure noi che bisogna coordinarsi, perché bisogna imparare e avere l'umiltà di imparare. Quando uno comincia a fare una cosa, il ricorso all'ONU, perché è una contraddizione politica che noi poniamo al governo italiano, che è quella che tu hai firmato e ratificato trattati internazionali e poi non ti puoi permettere di realizzare sfratti in cui, diciamo, persone che avrebbero diritto a una casa popolare vengono cacciate via, in cui tu dividi le famiglie, per cui spezzi i nuclei familiari, che mandi le donne e i bambini da una parte e i padri dall'altra. E quindi stiamo crescendo questa cosa. Adesso anche nella nostra esperienza avviene quanto si dice, che comunque diciamo ci si presentano casi in cui ci sono sostanzialmente sfratti collettivi. Adesso stiamo valutando, c'è un problema di linea, divertenze anche all'ONU rispetto a sfratti e sgomberi collettivi, come per esempio adesso stiamo vedendo a Roma, in cui sono coinvolte decine di nuclei familiari
dello stessa, diciamo, nel, che stanno comunque nella stessa parte. Ora, qual è una prospettiva che ci si apre? Secondo me è questa. Qualche fatto nuovo c'è stato. Allora, io a Roma, per esempio, ultimamente è successo un fatto che io noi almeno valutiamo positivamente. Il prefetto ha chiamato i sindacati per fare una discussione sulla condizione degli sfratti a Roma, e i sindacati, non c'è, diciamo, l'Unione Inquilini, però alla fine pure il SUNIA e il SICET non ci sono andati perché hanno detto non ha invitato anche i movimenti che sono, diciamo, parte fondante, diciamo, di questa lotta e di questa... ci devono essere coinvolti tutti quanti i soldati, che ha bisogno di una forte partecipazione, cioè, voglio dire, noi dobbiamo costruire, secondo me questo è il punto di fondo in cui ci dobbiamo mettere, insomma, costruire una coalizione sociale la più larga possibile, perché alla fine sono... ha detto delle cose, ha fatto dei comunicati che comunque vanno nella direzione delle cose che noi diciamo. Alla fine siamo d'accordo, non so, alla fine siamo tutti d'accordo su 3-4 punti fondamentali, che il punto è che ci voglia una nuova offerta dei casse popolari a canone sociale. Due, che questo si può fare attraverso il recupero e riuso del patrimonio immobiliare che è disuso e indemnizzato, a partire da quello pubblico, ma non solo quello pubblico, che bisogna eliminare il libero mercato d'affitti e che bisogna eliminare una fiscalità di vantaggio assurda che oggi esiste per la rendita immobiliare speculativa, che è quella che, per esempio, non si capisce perché un proprietario che affitta al libero mercato paga sull'affitto che prende meno tasse di quanto ci paga sulla stessa cifra un operaio. Perché? Per quale motivo? Per quale non c'è nessuna ragione per cui un proprietario debba pagare invece del campione d'euro sull'affitto che prende per centinaia d'euro ci deve pagare un affitto. Non so che cosa succede, ma so io che so che suono. E questi sono gli effetti. Sono gli effetti strani della tecnologia. Comunque adesso ti sentivamo meglio di prima. Prova di nuovo. Walter. Prova, non mi sentite? Ti sentiamo poco, però ti sentiamo, dai. Vai. No. Ok, comunque avevo finito. Ok. No, manca il quarto punto. Il quarto punto. Cioè, secondo me, appunto, ci sono le condizioni e questo sono dobbiamo lavorare per la costruzione di una coalizione in cui 3-4 cose fondamentali e diciamo tutte assieme. E poi ognuno continua le sue battaglie con le sue parole d'ordine, con le sue modalità, senza diciamo tutto questo. Se è ovunque possibile intrecciare le nostre esperienze, le nostre lotte, le nostre forme di conoscenza che ci consentono di fare un passo, perché secondo me oggi queste condizioni cominciano concretamente a esistere. Grazie Walter. Ecco, Monica, tu hai sentito adesso l'intervento appunto di Walter, no? Ecco, lui in fondo dice il problema è stato creato dalla politica, no? In qualche misura, o volutamente o comunque, diciamo, per mancanza di attenzione rispetto ai fenomeni e ai processi. E quindi lui dice la soluzione è una soluzione che è di mobilitazione delle organizzazioni che lavorano con le persone in disagio, ma è poi anche un problema appunto di rovesciare queste politiche che sono state portate avanti negli anni, e lui ha indicato anche dei punti molto concreti su cui ritiene che sia possibile avere una convergenza sicuramente dalla parte dei, chiamiamoli, movimenti, diciamo, per il diritto alla casa, ecco, però ecco, anche magari appunto di qualche forza politica, ecco. Quindi adesso, siccome tu rappresenti
diciamo, sei la responsabile delle politiche abitative di Rifondazione Comunista, ecco, io ti chiederei appunto di magari di continuare questo ragionamento che faceva Walter, aggiungendoci il pezzo politico, ecco, da questo punto di vista. Prego. Intanto, per capire un pochino, diciamo, almeno da parte nostra, il giudizio che diamo su questa situazione è drammaticamente ironico. Non c'è niente di più stabile in Italia dell'emergenza abitativa, perché è scandaloso l'emergenza abitativa ha più di 30 anni e batte qualunque, ed è vero che non c'è stata volontà politica nel risolverla, perché questo era uno dei leitmotiv che si era iniziato 20 anni fa anche con l'Unione Inquilini. Spariti i fondi GESCA, non è stato fatto più nulla, non sono state più trovate risorse. Io credo che sulla casa si misuri anche quanto siano simili centrodestra e centrosinistra, perché tutte le leggi regionali, la casa è di competenza regionale, tutte le leggi di riordino dell'ERP, via via approvate dalle varie regioni, hanno un filo conduttore comune simili nel riformare le leggi, che siano giunte di centrodestra e che siano giunte o che siano giunte di centrosinistra. Per esempio, l'ultima in Toscana è proprio sulla legge regionale Rifondazione era in maggioranza, che Rifondazione viene buttata fuori per approvare una legge simile a quella ligure e a quella lombarda. In parole povere, alla scelta, perché è una scelta, di non aumentare il patrimonio pubblico, ERPA, canone sociale, si sceglie di diminuire la platea degli aventi diritto ad entrare nelle graduatorie, perché è vero che le graduatorie sono composte da 650.000 persone famiglie che hanno ufficialmente diritto alla casa, a cui questo diritto, le condizioni per avere l'assegnazione di un alloggio ci sono e sono riconosciute, ma queste 650.000 persone non corrispondono più alla platea reale di chi ha bisogno, perché le leggi sono fatte per buttare fuori famiglie e singoli, persone che a tutti gli effetti avrebbero diritto alla casa. Questo è il filo conduttore di tutte le leggi regionali che sono state approvate. Dall'effetto più scandaloso, dal criterio più scandaloso dei 10 anni di residenza, poi ridotti a 5 per il primo annullamento sulla legge regionale lombarda, le altre regioni, la Toscana si era attestata 5 anni di anzianità nella regione, però surrettiziamente aveva introdotto nel capitolo dei punteggi aggiuntivi per ogni anno che stava in graduatoria, cioè aveva reintrodotto indirettamente i 10 anni. Tra centrodestra e centrosinistra si è misurato su come si fanno approvare e passare queste leggi. In Lombardia, con quella brutta legge, approvano anche l'aumento dei canoni per gli affittuari degli alloggi pubblici per le famiglie. In Toscana fanno quella brutta legge dove c'è i 5 anni di residenza per i fuori regione, c'è un punteggio annuale per chi è presente in graduatoria, eccetera eccetera, però non toccano gli affitti, e quella legge è passata con Rifondazione in totale solitudine, perché ha avuto l'assenso di tutti i sindacati ufficiali. Su questo era stato oggetto di discussione accesa anche tra me e Simoni, che invece va ricordato per l'ottimo lavoro che ha fatto
e per la generosità che ha avuto per tutta la vita su questa questione. In quel caso invece ci fu uno scontro violento perché non era, non si poteva dare un voto favorevole pur riconoscendo dei difetti quando i difetti hanno quella portata lì. Ecco, centrodestra e centrosinistra sono stati uguali. Non si mettano risorse per aumentare il patrimonio abitativo, per aumentare l'offerta, si individuano meccanismi per smaltire. Pensate che in piena pandemia l'anno scorso è stato rifatto il bando, al bando si accedeva solo in via telematica, con tutto chiuso. Sindacati chiusi, sportelli chiusi, per cui proprio le famiglie disagiate, le quali è probabile non abbiano un computer in casa per fare la domanda, sono rimaste fuori. Questa è un pochino la furbizia. Allora, sui punti che diceva Walter, io sono ovviamente perfettamente d'accordo. Intanto anch'io condivido a fondo questa farsa di giudizio, di dare un aiuto alla zona grigia. E oggi è quello che teorizza la Lega. La Lega addirittura invoca la solidarietà dei proprietari, ai quali si nega l'accesso alla casa, con questo bloccando la possibilità dell'esecuzione dello sfratto. Quindi nascondendo la grande proprietà speculativa e finanziaria dietro il piccolo proprietario, semmai che possiede quell'unica casa lì. Ecco, la cosiddetta fascia grigia è stata la copertura per giustificare il non investire. Allora io credo che oggi il primo punto, anche perché nell'edilizia spesso che si nascondono le ecomafie, sono nei grandi appalti, eccetera, eccetera, e che il diritto alla casa fondamentale, no, di per sé, non supplisce al diritto all'abitare, credo, e quindi la filosofia di finire confinati in fondo alle periferie più prive, più povere di servizi vada evitata, noi dovremmo legare al primo punto, quello dell'aumento del patrimonio, una piccola parola: il recupero di tutto il patrimonio residenziale a qualunque titolo, pubblico e vuoto, che sia compatibile con la residenza, per togliere l'alibi, perché ogni volta che si è detto, per esempio, a Firenze il patrimonio vuoto, ci dicono: ma come, la Corte d'Appello? E la Corte d'Appello era un convento, sono dei saloni, è evidente che no, non ci si fanno appartamenti, e ci citano tutti questi palazzi nobili, sedi ideali per teatri, associazioni, musei, ci citano quelli. Allora dire il blocco immediato del cambio di destinazione di tutto il patrimonio vuoto, dismesso, compatibile con la residenza, perché questo ci permetterebbe di intervenire su un tessuto urbano consolidato e quindi di avviare intorno a questo anche delle politiche di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbana. Quindi almeno noi come Rifondazione, io sono profondamente convinta di questo patrimonio pubblico compatibile con la residenza, per togliere l'alibi. Legato a questo, credo che laddove ci siamo, laddove ci sono sedi, forze, compagni, questo elenco lo dobbiamo fare noi. Va fatto un elenco che sia pubblico e accessibile, leggibile, deve diventare patrimonio di tutto, sapere che case ci sono e che quindi ha una volontà politica quella di non mettere queste case alla disponibilità del bisogno casa. Il secondo punto, io credo che vada rotto il meccanismo dell'omertà che c'è
non nostra, dell'omertà che c'è intorno agli sfratti eseguiti con la forza dell'ordine. Anche qui si può dire sono furbetti, si può dire sono non pagavano la casa ma avevano... A Firenze piace il Mercedes, piace citare, non so perché, il Mercedes parcheggiato sotto. Non il BMW, ma il Mercedes. Qui abbiamo un problema di Mercedes. Noi dobbiamo, oltre che essere presenti agli sfratti, cioè, dobbiamo incominciare a filmarli questi sfratti. Dobbiamo avere persone che dicono chi si sta sfrattando. Si sta sfrattando una famiglia, si stanno sfrattando dei bambini, si sta sfrattando una persona allettata che ha le bombole d'ossigeno e i cannellini, perché è troppo facile dire chiamate l'ambulanza e portatela all'ospedale. Allora bisogna rompere questo silenzio. E tutte le volte, per esempio qui che siamo riusciti a rompere questo oscuramento, delle risposte ci sono state. E quindi questo è il secondo punto. Trovo che su questo siamo tutti indietro. Facciamo uno sforzo enorme, sia gli sportelli dell'Unione Inquilini, là dove ci sono, sia i nostri sportelli casa. Facciamo uno sforzo enorme per presenziare, contrastare, difendere dallo sfratto, ma non abbiamo ancora questa pratica del filmare quello che avviene, dell'intervistare, per poi facciamo un canale, decidiamo una piattaforma, ma va rotto questo silenzio. Le persone devono sapere chi si butta in mezzo alla strada. Su questo ne sono profondamente convinta, perché fin tanto rimane nell'immaginario, fin tanto si permette di credere che chi viene sfrattata è tutto sommato una persona che se lo merita, potranno continuare in questo questo modo. E poi l'altro punto credo che sia davvero dirimente, il riuscire a ripristinare le commissioni prefettizie. E forse davvero su questo, questa pratica, diciamo, del ricorso all'ONU, forse almeno da parte nostra, ancora viene poco conosciuta e poco praticata, andrà invece approfondita anche nello spirito che diceva Stefano, poi di costruire questo sapere collettivo di come sta procedendo. Anche questo è un modo per uscire, per rimettere in rete, nel circuito, tutte le famiglie che subiscono questo attacco, perché la cosa più pesante è la solitudine nel quale si ritrovano, e su questa solitudine spesso alla fine l'hanno vinta, perché si rassegnano. La Toscana è scandalosa, penso anche altrove, ma essendo tutto sommato una terra dove ci si crede ancora benestanti e dove tutto sommato si tende a nascondere la povertà, mentre è evidente che la forbice sociale si è allargata qui come nel resto d'Italia, che la zona grigia è sparita, che la disoccupazione, sottooccupazione, inoccupazione è stata pesante qui come nel resto d'Italia, ma pesantissima qui, si pensa a quanto si vive di turismo. Credo davvero che bisogna avere il coraggio di far conoscere e anche di scuotere, perché persone in povertà conclamata che invece si ritrova. Per ora mi fermo qui. E su questo aspetto di costruire una coalizione sociale? Su questo si sfonda una porta aperta, o si riparte dai, oltre che dai contenuti, anche dalle pratiche, perché è facile condividere e fare, se poi si fa tutt'altro, non si fa nulla,
ha poco senso. Il fatto di costruire una coalizione sociale è davvero dirimente. Per esempio, qui a Firenze abbiamo costruito un coordinamento di tutte le realtà, quindi anche Unione Inquilini, ma di tutte le realtà di movimento che sono impegnate su questo, sul fronte del diritto all'abitare e del contrasto, diciamo, agli sfratti, eccetera. Noi qui la stiamo già sperimentando. Penso che sia fondamentale, o riusciamo a costruire un coordinamento di questo tipo, e quindi è l'unico modo, tra l'altro, per dare speranza a chi vive il dramma dello sfratto. Grazie. Io adesso chiederei, siccome Walter appunto aveva fatto questa, aveva introdotto questi quattro punti dopo l'intervento di Stefano, chiederei a Stefano di anche un suo punto di vista su quanto detto, cioè in particolare rispetto a questa apertura che insomma mi sembra interessante, no? Di costruire insieme questa coalizione sociale, politica, che si batta, diciamo, per un oltre che per diciamo il tema sul tema degli sfratti, ma anche più in generale rispetto al sovvertimento di queste politiche seguite negli ultimi 30 anni, che sono poi la causa e l'origine del disastro che stiamo vivendo in questa fase. Prego, Stefano. Grazie. Sì, io cioè, ovviamente tutta l'azione, diciamo, mia, nostra, è stata sempre mirata all'unificare, cioè a costruire delle strutture più ampie di lotta nei confronti del capitale finanziario e dell'uso del patrimonio immobiliare per fare profitto invece che per abitare, no? Però ci tengo anche a dire che secondo me bisogna anche costruire un'analisi che si adatta ai tempi e che si adatta al contesto europeo in cui ci troviamo, al contesto proprio delle trasformazioni politiche che ci sono state, perché se molti elementi di continuità ci stanno rispetto all'azione di quello che veniva chiamato, credo che Valentino Parlato, che l'aveva chiamato il blocco edilizio, no? In realtà qui l'abbiamo superato il blocco edilizio, soprattutto negli ultimi 10-15 anni. Qui quello che conta è l'intervento massiccio del grande capitale finanziario nel mercato immobiliare. I piccoli palazzinari locali sono stati superati dalle banche. Le banche sono state superate dal grande capitale finanziario. Questo doppio, diciamo, passaggio. Evoluzione, passaggio del capitale, a noi ci ritrova ancora con discorsi che hanno a che vedere con quando si lottava contro i palazzinari, contro Armellini, Scarpellini e Caltagirone. Non è che sono diventati i nostri alleati, neanche per sogno, ma i nostri nemici sono diventati molto più grandi e molto più forti. E in questo, secondo me, è importante avere molto chiaro, innanzitutto, che basta un po', scusami se lo dico in questi modi, Monica, però basta stupirci del fatto che la destra e la sinistra abbiano la stessa... Io non sono affatto stupita. Ti dico perché vada a cominciare, bisogna cominciarla. Io sono molto arrabbiata. Aspetta, fammi finire un attimo come la voglio mettere, perché la voglio mettere in un modo in maniera diversa, a seconda che sia centrodestra o centrosinistra, perché queste leggi regionali sono aspetta passate... Monica, scusa, fammi finire perché sennò mi perdo il filo e non riesco. Volevo dire, quando dico basta stupirci, voglio dire che la convergenza tra centrodestra e centrosinistra deve considerare anche un'altra cosa. Noi qui stiamo raccogliendo i cocci delle politiche di finanziarizzazione, di privatizzazione e di smantellamento di tutto il patrimonio comune pubblico che è stato fatto in Italia, come in Spagna, come in gran parte d'Europa. Ed è stato fatto sempre, storicamente, dalla sinistra. Cioè è la sinistra che si è occupata di tenere buone le proprie basi
per poter regalare pezzi di patrimonio collettivo al capitale, e soprattutto al capitale, in questo momento al capitale, prima al capitale industriale, adesso al capitale finanziario. Allora, nel momento in cui ci accorgiamo di come funziona questa evoluzione, secondo me il passaggio successivo, e qui contesto anche una cosa piccola, diciamo, che ha detto Walter, anche se capisco benissimo perché l'hai detta, l'Italia non è un paese provinciale, l'Italia è all'avanguardia di questo processo. L'Italia è l'unico paese in cui c'ha un emissario del grande capitale finanziario al vertice della struttura politica. Cioè, in altri paesi i grandi fondi finanziari sono riusciti a mettere i loro personaggi in ruoli chiave. Solo in Italia sono riusciti a metterlo presidente del Consiglio. Io credo che questa sia una cosa di cui ci dobbiamo rendere conto, perché l'Italia, come spesso è successo nel corso della storia, è un laboratorio politico. In questo momento in Italia si stanno sperimentando delle forme di assoluta, diversione, no? delle politiche pubbliche verso l'arricchimento del capitale finanziario, e questo io lo vedo nel mercato immobiliare perché è quello che conosco meglio, ma lo si vede pure nella gestione della pandemia, nel senso che lo si vede nella gestione della catastrofe climatica. Cioè, la sinistra e il presidente del Consiglio che ha favorito, che è riuscito a piazzare lì dentro, fa solo ed esclusivamente gli interessi del capitale finanziario. A questo punto, questo è importante rendercene conto. Diciamo che perché... quello, più che essere di sinistra, possiamo parlare forse di un centro-centro-centro-sinistra. Sì, vabbè, ci ha messo Renzi comunque, però molto, quello che volevo dire... centro, Sì, ce l'ha messo Renzi con i voti di gente ben intenzionata, capito che voglio dire? Con i voti, insomma, vabbè, non mi inoltro perché poi non sono un fine analista politico, eh. Io sto dando delle linee generali che credo. Sì, assolutamente. Quello che volevo dire è che nel momento in cui ci rendiamo conto qual è il panorama in cui ci muoviamo, che poi non è molto diverso da quello che si vive in Spagna, ad esempio, favorito da... noi abbiamo un aggravante ulteriore, che è i mezzi di comunicazione, che sono ancora più corrotti, ancora più servili che nel resto d'Europa. Quindi questo influisce tantissimo, perché per esempio in Portogallo pure c'è un assalto del capitale finanziario fortissimo attraverso il turismo, eccetera, eccetera. Ma i mezzi di comunicazione, cioè i media, sono molto più liberi, cioè hanno molto più margine di mettere i temi, non hanno questo discorso degli inquilini furbetti come unico orizzonte, no? Hanno un discorso di... E tant'è vero che i movimenti portoghesi sono riusciti a inserire le case popolari nel PNRR, perché per 3 anni hanno massacrato, per non so quanti anni hanno massacrato l'opinione pubblica, i giornali, per far entrare questo tema. Il tema è entrato e il tema si è messo nel PNRR. E io questo lo dico perché sono convinto che l'unica strada è la mobilitazione. Siccome il fine delle istituzioni è pervertire ogni struttura democratica ai fini dell'arricchimento del capitale immobiliare, questo fa sì che gli enti locali, gli assessori, i sindaci, tutti i mediatori sono stati convertiti in dei pupazzi. Non hanno, cioè avrebbero la possibilità, ovviamente prima Walter diceva non hanno la possibilità o forse non vogliono intervenire. La possibilità ce l'hanno sempre, perché i sindaci sono delegati alla salute pubblica, quindi se sbattono in strada, come è successo qui a Roma di recente al Tufello, hanno sbattuto in strada una famiglia, questo tra l'altro è una riflessione che ho fatto con una cosa che mi ha detto dell'Unione Inquilini, come si chiama, Cesare Ottolini, proprio mi ha detto: sbattere in strada una famiglia con 2 minori e costringere queste persone a rifugiarsi in una chiesa è una cosa su cui il sindaco ha diritto di dire questa cosa non la posso tollerare. Quindi potrebbe farlo, se non lo fa perché non lo vuole fare o perché è sotto ricatto. Cioè, tutta l'azione politica di questa classe di presunti leader è stata volta al mettere sotto ricatto tutti i livelli delle autorità locali per impedirgli di fare nulla che non sia gli interessi del capitale finanziario. Per questo io dico sono pupazzi. Per cui sedersi al tavolo, cercare di convincerli, cercare di fargli capire, la stessa idea di filmare a me sembra bellissima, ma in un panorama in cui comunque non arriveremo mai, cioè i nostri video non avranno mai la visibilità che hanno i video di Repubblica, che mostreranno sempre e soltanto la versione
come si dice, tossica, che fa l'interesse della grande proprietà, poi non della piccola proprietà, della grande proprietà, perché qui è quello che anche tu dicevi, Monica, se non sbaglio. Quindi secondo me questo è molto importante avercelo chiaro. L'unica strada, e qui io mi faccio proprio alla mia tradizione catalana dei sindacati della casa, in cui di fatto si rifiuta la negoziazione se non a partire da una posizione di forza, cioè soltanto nel momento in cui si impediscono fisicamente gli sfratti, in cui si crea un blocco sociale che sia in grado di imporre certe decisioni, che i politici devono venire al tavolo a chiedere di arrivare a un compromesso. È per questo che io sono convinto che l'unica strada, come sempre nell'avanzamento sociale, è quella dello sciopero. Cioè l'unico strumento che c'è a disposizione è lo sciopero. Io non so se deve essere uno sciopero degli affitti, uno sciopero delle bollette, uno sciopero fiscale o quello che deve essere, ma non sarà cercando di convincere l'assessore locale a fare più case popolari che bloccheremo questa offensiva colossale del grande capitale finanziario nei confronti della vita democratica e del bene comune, insomma. Tutto questo per dire che, chiudo velocemente con la questione europea, qui noi non siamo soli, nel senso la stessa battaglia la stanno portando avanti in Germania, in Olanda, in Portogallo, in Spagna, in tantissimi altri paesi, con alterne vicende, nel senso in Olanda questa Dutch Housing Rebellion che si è svolto negli ultimi 2 anni, in cui ci sono state manifestazioni colossali per la casa a Rotterdam, a Amsterdam e in altre città olandesi, ha portato alla fine il comune di Amsterdam, non è che il comune di Amsterdam è ben intenzionato, il comune di Amsterdam si è trovato a dover prendere posizione a seguito delle mobilitazioni. L'ultima risoluzione, che io credo sia molto importante, anche se voglio verificare bene com'è andata, è che è stata approvata una legge per cui qualunque immobile che costi meno di 450.000 euro che viene comprato, chi lo compra è obbligato ad abitarci per 4 anni, il che vuol dire tagliare alle basi l'investimento speculativo, perché tu non puoi comprare e rivendere, tu devi comprare, ci vivi per 4 anni, e poi se vuoi lo rivendi, chiaramente all'interno di un quadro comunque non di socialismo reale, all'interno di un quadro comunque di mercato, però in un quadro in cui si blocca un tentativo di speculazione importante. Un altro naturalmente è il referendum di Berlino. A Berlino hanno fatto questo referendum in cui più della metà della popolazione ha dichiarato che le proprietà immobiliari superiori alle 5.000 appartamenti dovevano essere risocializzate, rinazionalizzate, insomma prese dal comune, e questa cosa per esempio a Roma andrebbe fatta con il Nasarco. Il Nasarco possiede 24.000 appartamenti, cioè sarebbe corretto dire che questi appartamenti che sono stati costruiti grazie all'intermediazione del pubblico, grazie a fondi collettivi, non possano finire nelle mani delle grandi imprese. E su questo c'è tutto un dibattito, no? E chiudo, anche perché pure io tra un pochino, scusate, non me ne devo andare, però c'è molto dibattito su come arrestare la finanziarizzazione in ambiente accademico. C'è Manuel Alberts, per esempio, che è un ricercatore di Leuven, che ha scritto che le risposte alla finanziarizzazione devono essere multiple. Una, ad esempio, è sui sussidi, cioè i sussidi non possono andare settoriali a una fascia di popolazione, come prima dicevo, questa fascia grigia. I sussidi devono essere distribuiti su tutte le fasce di popolazione, in particolare sulle meno abbienti, no? Sulle più bisognose, perché sono soldi pubblici, è normale che non possono finanziare l'acquisto della casa e non finanziare la possibilità di affittarla, no? Ora, non sono un grande fan, sono assolutamente un fan dei sussidi all'affitto che poi finiscono nelle tasche dei proprietari, però sicuramente sono molto meno un fan dei sussidi all'acquisto della casa, per cui almeno se non sono bilanciati da un aiuto a chi ha molto più bisogno. Un'altra dei metodi è depenalizzare l'occupazione, cioè se occupare gli appartamenti vuoti non è un crimine, naturalmente l'impulso a tenere appartamenti vuoti per speculare viene ridotto, no? E naturalmente un altro è il controllo degli affitti.
su cui pure c'è un dibattito, perché io anche lì ho avuto delle divergenze forti con persone legate a Unione Inquilini che insistono che il controllo degli affitti, cioè l'equo canone era incostituzionale. L'equo canone non era incostituzionale, così come il controllo degli affitti non è incostituzionale. Il controllo degli affitti non è una misura rivoluzionaria, è l'unica pezza che si può mettere in una situazione di libero mercato su un bene essenziale come la casa. Cioè, voglio dire, nel momento in cui avremo il libero mercato sull'acqua e sul pane, come minimo bisogna rimanere, bisogna mantenere un prezzo calmierato per chi non può accedere. La stessa cosa deve avvenire con la casa e con tutte le cose importanti. Per cui io credo che la battaglia sul controllo degli affitti deve essere prioritaria e si deve accompagnare da una serie di altre battaglie che devono essere però sostenute da una mobilitazione. Non riusciremo mai a convincere dei parlamentari a fare la battaglia per noi. Questa battaglia va fatta per strada. Bene, io direi che insomma possiamo chiudere e vorrei dire che vi ringrazio perché questo dibattito, adesso Walter è andato via, ma ecco, questo dibattito per noi, diciamo, come Transform, in particolare per me, è stato molto utile e soprattutto ci ha offerto una serie di piste di lavoro su cui poi lavorare anche come riflessione, come approfondimento, come anche di ricerca, ecco, e soprattutto per seguire diciamo un po' l'evoluzione dei fatti, quindi avere anche un po' un ruolo da osservatorio rispetto appunto a questo tema della costruzione della coalizione tra i movimenti, quindi su questo credo che noi come Transform posso dire insomma siamo interessati a esserci e quindi a essere, per quello che le forze che abbiamo, però ecco, di occuparci di questo tema seguendo un po' di questi temi che sono stati sollevati stasera, ecco, come proprio linee di lavoro, linee di approfondimento e di riflessione, dando il nostro contributo, ecco, anche in una logica che è quella che Stefano, di cui parlava Stefano, che è quello di avere uno sguardo europeo, perché effettivamente ci sono tante situazioni in movimento, ci sono tante esperienze, tante pratiche che possono essere utili anche per noi, diciamo, no? Come modelli di riferimento, come non c'è sempre... Non bisogna sempre reinventare la ruota, ecco, ci sono tante situazioni e quindi che possono essere utili anche per noi per orientare, per arricchire gli strumenti di questo movimento che speriamo appunto di riuscire a vedere, come dire, che si metta in moto, ecco, in questi prossimi mesi, che saranno sicuramente mesi difficili, considerando che a parte, diciamo, le minacce di guerra di cui in questi giorni si parla tanto, no? Però andiamo incontro a un cambiamento delle politiche monetarie, l'aumento dei tassi di interesse, e quindi poi vedremo anche cosa succederà col patto di stabilità, e quindi il nostro paese sicuramente insomma è un bel laboratorio, se non che sempre molto sofferente, ecco, da un punto di vista poi soprattutto dei ceti popolari, no? Perché sono poi molte di queste cose, pensiamo soltanto alla stretta monetaria, significa sì c'è l'inflazione, ma significa anche probabilmente bloccare l'aumento dell'occupazione se si fa un processo un po' troppo veloce. Quindi ecco, quindi vi ringrazio e speriamo di appunto di rivederci presto, magari anche appunto in una formazione un po' più allargata nella logica della coalizione. Ecco. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Alessandro. Grazie. Non so se Monica voleva No. Aspetto il prossimo appuntamento, comunque sarebbe un segnale estremamente preoccupante per i cosiddetti poteri forti la nascita di una coalizione sociale, penso li spaventerebbe molto, darebbe molta forza a noi. Speriamo che succeda. È drammaticamente vero che non c'è un politico pronto ad ascoltarci.
Sono d'accordo, si può far finta di prestare l'orecchio, però la sostanza è questa: o si ricostruisce davvero un forte impatto e una forte coesione, o se no davvero questa emergenza a casa continua a essere di una stabilità spaventosa. Grazie ancora, grazie veramente. Grazie tantissimo a voi. Grazie. Come ha detto Alessandro, ci promettiamo di rincontrarci magari anche in formazione più numerosa. Beh, grazie, sì, io ancora la prossima volta posso avvisare anche altre persone che fanno parte delle reti. Assolutamente, insomma, molto assolutamente. Assolutamente. A presto. Grazie ancora. Ah, a ciao. Presto. E vi invito comunque a scaricare il manuale sul sito di Transform Italia e lo trovate in prima pagina, quindi bene. È facilmente fruibile. Ciao, grazie ancora, ciao. A tutti. Ciao Monica, ciao Stefano, ciao Alessandro e buona serata.